Bentrovati da Francesco Pugi e da Edel Software. Oggi vi parliamo del decreto sulla classificazione sismica degli edifici, attuativo del cosiddetto sisma bonus. Si tratta di un'emanazione legislativa che è stata accolta con grande attenzione, in quanto consente la definizione della classe di rischio del patrimonio edilizio esistente. Noi ci occupiamo in modo specifico di strutture in muratura e quindi abbiamo approfondito gli effetti dell'applicazione dei due metodi previsti dal decreto, cioè il metodo semplificato ed il metodo convenzionale. Vedremo quindi che è necessario un certo grado di approfondimento ed eseguire una classificazione sismica è un'operazione del tutto equiparabile a un qualunque progetto di consolidamento di un edificio. Quindi bisogna dedicargli le stesse competenze e professionalità che devono comunque riguardare tutta l'attività progettuale dell'ingegnere strutturista. Ecco quindi che questo fatto ci evidenzia la necessità di produrre non soltanto appunto una certificazione, ma una vera e propria analisi che tenga conto delle reali capacità che l'edificio ha di affrontare i possibili eventi sismici. Vediamo quindi in alcune slide queste caratteristiche operative con riferimento a PCM e a come il software può essere utilizzato per ottenere i dati da inserire nella relazione di asseveramento. Per illustrare i contenuti del decreto 65, dobbiamo anzitutto fare un cenno ai metodi proposti per la classificazione sismica. In particolare per gli edifici in muratura vedremo che sono due, il metodo semplificato ed il metodo convenzionale. Daremo risalto all'importanza dell'analisi condotta correttamente con le competenze necessarie ed illustreremo le modalità operative con il software PCM. Il metodo semplificato è un metodo a carattere qualitativo, ha il vantaggio di poter descrivere le particolarità presenti nell'edificio, per esempio legate alle singole strutture che lo compongono, anche quelle difficilmente schematizzabili in un modello matematico. Dal punto di vista però della definizione del comportamento dell'edificio nel suo complesso, è chiaro che con soli aspetti qualitativi non è possibile rappresentare adeguatamente quello che è, ad esempio, il comportamento dinamico, che può essere studiato soltanto attraverso un'analisi strutturale. Ci viene incontro il metodo convenzionale, che avendo appunto carattere quantitativo, prevede l'esecuzione di un'analisi numerica vera e propria, del tutto equivalente a quella che viene fatta per un qualunque progetto di studio di un edificio esistente. Chiaramente, trattandosi di un'analisi strutturale, ha una serie di aspetti da affrontare anche di fronte alla loro difficoltà. Ecco, anzitutto il fatto che un'analisi cinematica, cioè per meccanismi di collasso, deve essere assolutamente eseguita perché, ad esempio, limitarsi alla sola analisi pushover sarebbe comunque una situazione non accettabile, in quanto non descriverebbe sufficientemente le possibili criticità dell'edificio. Inoltre, l'analisi strutturale, e questo sia quando si parla di meccanismi di collasso, ma ancor più quando si parla di analisi dinamiche lineari oppure di analisi statiche non lineari, richiede competenze in ingegneria sismica e dinamica delle strutture. Quindi, per affrontare adeguatamente questo tipo di analisi col metodo convenzionale, occorrono delle competenze specifiche. Se poi i vari aspetti che rappresentano le peculiarità dell'edificio e che abbiamo visto trattati dal metodo qualitativo, cioè il metodo semplificato, non sono adeguatamente schematizzati, i risultati ottenuti con il metodo convenzionale potrebbero anche essere poco attendibili. Ecco, confrontando i due metodi, sostanzialmente possiamo dire che un intervento di consolidamento eseguito col metodo semplificato consentirà il salto di una sola classe di rischio, cioè si può migliorare l'edificio allo stato di progetto soltanto diminuendo di una classe il rischio sismico, oppure se si vuole dire in altro modo, cioè salendo di classe per un solo salto. Mentre nel caso del metodo convenzionale è possibile avere salti maggiori, quindi questo fa pensare che potrà esserci un uso esteso del metodo convenzionale per far sì che l'intervento progettato qualifichi al meglio il risultato raggiunto. Chiaramente
Chiaramente questo può esporre a delle criticità perché occorre una grande attenzione nell'applicazione dell'analisi numerica eseguita per la classificazione sismica, in quanto potrebbe accadere che questa, se non corretta, attribuisca all'edificio una capacità che non ha. Quindi ripetiamo, quando si studia un edificio con il metodo convenzionale, bisogna adeguatamente eseguire calcoli sia sul modello globale sia sul modello cinematico, che entrambi concorrono a formare appunto la risposta dell'edificio. Eseguite le analisi cinematica globale, si determina con PCM la classe di rischio sismico, richiamando un foglio di Excel che abbiamo predisposto per questo scopo. Quindi nella scheda supporto è possibile trovare il comando classificazione e un nuovo pulsante destinato alla generazione del diagramma PAM, la perdita annuale media, e quindi la conseguente determinazione della classe di rischio sismico. Per tutti gli utenti di PCM, e perché scaricherà comunque PCM dal sito EDES, questo comando sarà disponibile a partire dalla versione 2017 di prossimo rilascio. Ecco, questa è la procedura operativa con il software PCM, cioè abbiamo gli indicatori di rischio, alfa V PGA che rappresenterebbe l'indicatore di rischio sismico in termini di accelerazione al suolo, che coincide con il parametro ISV, anche se è espresso in percentuale, ma sono la stessa cosa previsto nel decreto 65. Attraverso questi valori componiamo le tabelle apposite del foglio di calcolo e ricaviamo il diagramma PAM. Le classi di rischio che competono al PAM e all'indicatore di rischio ISV concorrono entrambe attraverso la peggiore delle due alla definizione del rischio sismico dell'edificio. Vediamolo un po' più in dettaglio. Queste sono le tabelle che otteniamo in analisi pushover con PCM per le curve di capacità. Ora, gli indicatori di rischio potrebbero essere calcolati anche con analisi dinamica lineare. Resta il fatto che la pushover sappiamo che è sempre più indicata per lo studio degli edifici esistenti per una serie di motivi che abbiamo espresso in tante sedi. Ecco, comunque da questa tabella si ricavano domande e capacità in termini di periodo di ritorno e di PGA con i vari indicatori di rischio. Si inseriscono quindi nel foglio di calcolo. Questo inserimento avviene in realtà in modo automatico perché chiamandolo da PCM il foglio risulta già composto per i parametri che interessano. Viene quindi costruito il diagramma PAM. Ecco, dalla classe di rischio che compete al PAM e da quella che compete all'indice di sicurezza della struttura si ottiene la classe più sfavorevole fra le due, che definisce quindi, alla fine di questa procedura, la classe di rischio sismico dell'edificio. Questa è la fotografia finale di quella che è la nostra procedura di classificazione. Quindi rivediamo ancora una volta la procedura operativa. Non è difficile perché appunto dall'interno di PCM, attraverso quel nuovo comando di classificazione, si compone il foglio di calcolo con i valori idonei inseriti nelle celle e si ottiene il diagramma PAM e dalle due classi di rischio PAM e ISV si ottiene quella più sfavorevole. Ecco, interessante osservare che il foglio di calcolo proposto dal PCM potrà essere usato anche indipendentemente dal fatto di aver eseguito un'analisi o un calcolo con PCM stesso, perché se siamo in un nuovo progetto, praticamente un foglio bianco, possiamo comunque utilizzare il comando classificazione della scheda supporto per aprire il foglio di calcolo e inserire i dati su periodo di ritorno, accelerazione al suolo e l'indicatore di rischio, ottenere quindi la classe di rischio sismico. Bene, per maggiori informazioni potete scrivere a info@edes.it oppure visitare il nostro sito dove renderemo reperibile la documentazione che abbiamo preparato. Se volete utilizzare i comandi di PCM per la classificazione sismica del vostro edificio, quindi se siete già utenti di PCM, potrete utilizzare appunto questo nuovo comando di classificazione dopo aver eseguito il calcolo. Però, come abbiamo visto nella slide finale, è anche possibile utilizzarlo indipendentemente dall'aver eseguito un calcolo e quindi potete ad esempio scaricare PCM, utilizzare appunto in modalità freeware e quindi lanciare questo foglio di calcolo dove inserirete ovviamente parametri che a quel punto dovete aver calcolato in altro modo. A questo punto lascio la parola agli ingegneri della EDES, Giacomo Sevieri e Chiara Pampaloni, che vi illustreranno con dettagli e approfondimenti i contenuti del decreto Sisma Bonus e delle modalità applicative, anche proponendovi alcuni esempi. Buon lavoro con PCM e da Francesco Pugi un saluto a tutti voi.